Amici dell'edicola, l'edicola di Focus 3.0. Allora sono Maurizio Baiato. Mi dice, ora sei in diretta. Evviva! Sono Maurizio Baiata, voi siete il pubblico. Prima puntata di questo spazio speciale, specialissimo, di Focus 3.0. Si chiama l'edicola di Focus 3.0, voluto, fortissimamente voluto da Anna Tamburini Torre ed Enrico Ballantini, che ringrazio. Allora, essendo giornalista ed essendo stato incaricato di trattare la tematica di quello che è al momento attuale il giornale che io dirigo e che spero di continuare a dirigere per tutto il tempo necessario e sufficiente per garantire che la sua tenuta in questo momento storico così difficile sia però duratura. Devo però tornare un po' indietro nel tempo. Ecco, in primis ve lo faccio vedere perché parlo. Io parlo di lui, Orizzonte Zero. Con la mia intervista all'interno Massimo Mazzucco, l'abbiamo intitolata I giochi oscuri del mainstream. Come vedete su Attualità, Controinformazione, Nuova Scienza, Salute Alternativa. Allora, non vi sto a dire adesso, non entro nell'ottica dei contenuti specifici della rivista. Voglio raccontare che cosa vuol dire giornalismo oggi rispetto a quello che era nel passato, quando io ho cominciato? Sono entrato a Ciao 2001 nel 1970, un settimanale di musica rock fondamentalmente, e tutto il mondo della editoria giovanile, già da qualche anno prima, con altre testate settimanali, era improntato. Era derivato, era quasi un prodotto della musica. E la musica era quella che veniva definita musica pop, pop dal termine popular, e che quindi voleva dire che ci arrivavano dei segnali dall'America. Noi prima avevamo avuto anche il beat italiano, l'Equipe 84, i Rocks che non erano italiani ma erano inglesi, tante altre formazioni che un po' copiavano, un po' creavano le proprie musiche. E io già dai tempi del collegio sentivo Radio Luxembourg che trasmetteva da Lussemburgo. Non prendevamo Radio Caroline con gli auricolari, con le radioline a transistor, però ci arrivava la musica e noi poi la musica la dovevamo vivere magari nei mangianastri, i 45 giri, gli LP. Quando diventa Ciao 2001 una realtà molto importante per i ragazzi, non, sulle prime non si capisce che era importante anche da un punto di vista forte del costume e della discografia, quindi dell'industria, ma in realtà Ciao 2001 determina un salto quantico sia nei gusti che nella fruizione della musica. Prova ne sia che na nasce anche in Italia la lunghissima stagione dei concerti live. Ecco, questo è il primo quadro, almeno della mia attività giornalistica, che poi si è sviluppata anche in altri, con altri formati, mensili, Muzak, Gong, poi Stereo Play, poi sono arrivato alla prima edizione di Rolling Stone, edizione italiana, che ho diretto per circa un anno, e poi me ne sono andato in America. Questa è in grandissima sintesi gli anni 70, gli anni più belli della musica che io ho potuto vivere, e che noi avevamo l'ardire quasi di comunicare alla gente, ai ragazzi, attraverso le pagine della rivista. Come
Contemporaneamente la RAI iniziava a trasmettere programmi molto importanti, a parte Alto Gradimento di Arbore e Boncompagni, e altri, Supersonic, Anna Guardabassi e l'altro, vabbè, insomma, due conduttori molto bravi. Poi nasce Per Voi Giovani. Per Voi Giovani aveva una vera e propria redazione musicale. Ora, senza stare a fare tutta la storia, questa redazione musicale rappresentava la punta di diamante degli interessi musicali degli italiani che ascoltavano la radio dai programmi della RAI. Ciao 2001 ne era la controparte. Facevamo a gara, fra l'altro, a chi arrivava prima a scoprire nuova musica, nuovi testi, nuovi gruppi, nuovi stili. Nuovi generi, ma il tutto poi diventava nella fucina non solo delle riviste, quindi e della radio, si trasformava live nei concerti. Ecco, i concerti sono stati l'esplosione realmente. È utile stare a ricordare Cetro Tal, Brancaccio, insomma, lunghissima storia. Però c'è una parte, una puntata importante della mia vita giornalistica di quell'epoca lì, nella quale mi rendo conto che essere soltanto ancorati alla musica era un po' debole come messaggio. Già Ciao 2001, nelle rubriche di dialogo con i lettori, spesso sentiva e raccoglieva il malessere dei ragazzi, il disagio sociale, della volontà del cambiamento. Sentivamo le grandi spinte che erano arrivate dagli Stati Uniti, che stavano esaurendo un po' dopo Woodstock la loro forza, il loro vigore. Lo sentivamo già sulla nostra pelle. Cominciavamo a capire che avremmo dovuto essere noi molto più partecipi del cambiamento, essendone però protagonisti, non soltanto fruitori passivi. E in questo senso è ovvio che quello che accade è che la politicizzazione ha il sopravvento su quello che magari avrebbero voluto i grandi, no? Che fossimo tutti quanti livellati, tranquilli, senza problemi, non dovevamo disturbare, non dovevamo. Ecco, poi arriva il 77, ragazzi, a quel punto la gente, i ragazzi stanno per le strade, no? E poi arriva il punk, che cambia tutto, cambia le regole del gioco. Arriva quella che si chiama la New Wave, vale a dire una ondata di musica nuova, fresca, ma non che fosse molto diversa dal rock duro, hard rock, o meglio, il rock anche con venature sperimentali che si ritrovano nella New Wave, ma il linguaggio, se voi prendete Patti Smith, che noi eleggiamo a Musa all'epoca della New Wave, vi rendete conto che ha a che fare con qualcosa di molto più rivoluzionario, nello specifico e nel chiarissimo messaggio: People have the power. Quando queste cose cominciano a diventare chiare, la musica comincia a rompere le scatole, Cominciano le repressioni. Oltretutto, frange varie di non pubblico, ma di gente che comunque di musica si sarebbe anche interessata, quindi Autonomia e altri, a parte il discorso della contrapposizione fra fronti, vale a dire quella che poi sarebbe stata chiamata la strategia della tensione, ma semplicemente nel restare nell'area dei concerti. La musica da non consumare, dice Bertoncelli, la musica che non può essere se non libera, ma libera veramente, come diceva Finardi, la musica che deve cambiare il mondo. Come si fa a cambiare il mondo con la musica semplicemente se il sistema diventa repressivo? Non è stato possibile. Già 10 anni prima,
Nel 68-69 non era stato possibile. E tutto era stato represso. E tutto era stato messo, loro pensavano, messo completamente a tacere. Non avevano fatto bene i conti con il fatto che la musica avrebbe continuato a portare avanti il movimento. No? Il movimento di presa di coscienza da parte dei ragazzi, dei giovani, che però dopo 10 anni cominciavano anche a pensare al futuro, anche ad integrarsi. Solamente che all'apice della strategia della tensione avviene un fatto che molti ricorderanno, che è il rapimento e l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro. All'epoca a Roma, quando accade questo fatto, i concerti già non c'erano più da diverso tempo. O se c'erano, erano funestati da incidenti, lacrimogeni dappertutto, autonomi che giravano con un nunchaku e picchiavano la gente nei concerti. Sfondamenti continui, impossibile lavorare. Sanavio, Mamone, Zard devono capitolare, magari momentaneamente, ma per un po' di tempo non, a parte poi il casino al Vigorelli, per cui le Zeppelin non sarebbero mai più tornati. Ragazzi, tutto questo, ed è una sintesi veramente soltanto dedicata al discorso musicale, torno un attimo indietro. Proprio per dire cosa voleva dire repressione. Come redazione, Muzak, un collettivo di redazione con Jaime Pintor, Lidia Ravera, Giovanni Lombardo Radice, Sassoli e tanti altri, si decide, io ne facevo parte, si decide di fare un questionario da distribuire nei licei di Roma, che riguardava l'educazione sessuale dei ragazzi. Una solerte mamma decide che il questionario riempito dalla figlia era uno scandalo. Ci denunciano e finiamo tutti quasi ingabbiati, quasi, perché veniamo processati dopo un certo periodo di fine delle pubblicazioni di Muzak. Temporanea fine delle pubblicazioni di Muzak, veniamo processati tutti nell'aula bunker del Foro Italico e passiamo tutti quanti sotto lo scranno del giudice che ci interroga, semplicemente chiedendoci se ritenevamo di essere colpevoli di aver fatto cosa? Istigato i giovani, non era soltanto cattivo esempio, era istigazione. Praticamente era qualcosa tipo pedopornografia, quella che adesso definiremmo come tale. Quindi, insomma, erano guai. Allora, non ve lo ricorderete, ma qualcuno forse sì. Del collettivo di redazione faceva parte Fernanda Pivano, che si rivolge al giudice nel momento in cui viene interrogata, con un garofano bianco in mano e glielo porge. Il giudice la guarda e poi dice le seguenti parole. Sospendo qui il procedimento perché è, a mio avviso, non luogo a procedere nei confronti di tutti quanti gli imputati che possono tornare liberi a casa. Però Muzak ha chiuso. Poco tempo dopo Muzak ha chiuso perché era stata una batosta terribile, letteralmente. Anche Gong e gli altri che lavoravano su a Milano perdono la Trebisonda. La musica, che era anche il traino di riviste che ho appena menzionato, era scomoda, era sicuramente scomoda. Ora, io a quel punto, torno al dopo Moro, quando mi rendo conto che non c'era più, in quel momento almeno secondo me, si viveva in un'Italia da incubo, e io avevo diretto per un anno circa l'edizione italiana di Rolling Stone Magazine, che facevamo mensile a Roma, era la redazione, ma c'era un distaccamento con Antonucci Ferrara a Milano.
dopo aver lavorato appunto per un anno, era tale il clima di negatività che si respirava anche in quella redazione, che io decido che è ora di andare in America. Me ne vado in America. Mi rendo conto che sto raccontando tutta quanta la storia mia, di Maurizio Baiata, ma è anche quella vostra, è anche quella di quelli che non hanno vissuto questa cosa, per riuscire a capire come si arriva a orizzonte zero. E guardate che fra Muzak e orizzonte zero, insomma, o anche Rolling Stone, la prima edizione di Rolling Stone, quando le riviste debbono rappresentare qualcosa di alternativo all'informazione corrente, diventano di controinformazione, ovviamente diventano scomodi, quindi chiudono, non c'è niente da fare. Vado in America, vivo in America per 7-8 anni, a New York, e lì mi occupo di musica ancora, però vado in una redazione, sto in una redazione di un quotidiano, giornale, il Progresso Italoamericano, che non esiste più, ci sto 3 anni e mezzo. Torno dall'esperienza americana dopo aver appreso i rudimenti del cosiddetto giornalismo investigativo, perché avevo avuto a che fare con giornalisti americani, e avevo visto che il giornalismo era anche quello di inchiesta, un po', se volete, entrando nell'alea della quasi romantica del Washington Post, che riesce attraverso il caso, lo scandalo Watergate, a far dimettere il presidente Nixon. Allora, quando ti rendi conto che il giornalismo lì è una cosa e qui è un'altra, e però torno in Italia, dopo qualche tempo dico: ok, qual è la mia grande passione? Sono gli UFO, i misteri. E così nasce tutto un altro mondo che io ho abbastanza gestito in, come si può dire, in prima linea. Sì, vabbè, arrivo a questo di rivista. UFO Network, la verità che vorresti conoscere. Vabbè. E sotto il titolo, guardate, Ufologia di Stato e Servizi Segreti. Ahimè, diretta da me. Allora, questa è UFO Network, qui già parliamo degli anni 90 avanzati. Nasce Nasce dall'ufologia più o meno militante del sottoscritto all'interno del Centro Ufologico Nazionale e dal lungo sodalizio con Roberto Pinotti, del CUN, da cui appunto emergono due riviste che sono Notiziario UFO e poi Dossier Alieni. Questi due prima bimestrali poi diventano, anzi, Notiziario UFO era già mensile. Ci sono delle problematiche che non spetta a me oggi tirar fuori in questo nostro incontro, a me e Pinotti. Io chiudo il sodalizio con Pinotti e con il CUN, faccio UFO Network, continuo a fare Dossier Alieni, poi faccio Stargate, poi altre vicissitudini. Ragazzi, con vicissitudine dopo vicissitudine, il problema era sempre lo stesso, per me, e questo lo voglio chiarire oggi, una volta per tutte, scusate, mi bagno l'uvola. Dunque, come dicevo qui, ufologia di Stato e servizi segreti. Qui io menziono due aspetti in questo titolo. Oh, vi premetto che con me erano nella redazione che io dirigevo, sono emersi talenti notevoli: Adriano Forgione, Cristoforo Barbato,
e tanti altri che hanno poi percorso la strada del giornalismo e dell'editoria nel campo dei misteri e delle ricerche che definiamo di frontiera, ma anche dell'esoterismo e anche della spiritualità. Va bene. Quindi una specie di palestra dell'ardimento per un'intera generazione di ragazzi. Pablo Haio, se riuscite a vedere dietro di me un cartello che una volta quello zuzzurellone di Pablo decise, ecco, no, mi devo mettere dall'altra parte, decise di farmi trovare dietro la mia scrivania e c'è scritto pubblicare o morire. E io dissi: Pablo, ma che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare avanti per forza perché così, così e così e così. Io lo sapevo benissimo che dovevamo andare avanti per forza, perché eravamo all'epoca una rivista, credo che fosse Stargate all'epoca, prima edizione di Stargate, esatto, che necessitava, cioè era qualcosa di necessario. Oltretutto avevamo raggiunto un buon livello di rapporto fra quello che noi creavamo giornalisticamente, mensilmente, e la televisione. La televisione si era accorta che l'ufologia non era soltanto le lucine nel cielo, le testimonianze delle persone, ma c'era anche qualche altra cosa, no? Ogni volta che c'era bisogno di qualcuno che andasse in TV a parlare o in radio a parlare attraverso i media del fenomeno UFO. A me capitava spesso appunto di andare, Maurizio Costanzo Show. Ecco, pubblicare o morire. Pubblicare o morire è riferito nello specifico ad un momento in cui noi decidiamo su Stargate di fare tre copertine consecutive dedicate al terzo segreto di Fatima, che viene promulgato urbi et orbi da Papa Giovanni Paolo II, e Ratzinger era il capo della propaganda fine. Quindi decisione unanime da parte loro di divulgare questo segreto. Noi ci permettiamo di discutere questa cosa e dopo qualche tempo Stargate chiude. Ho fatto una sintesi per dire: ogni qualvolta vai a toccare una problematica che al potere costituito, che è di due generi fondamentali, uno politico, ok, e uno non politico, ma che comunque decide il destino del genere umano, perché dice tu sei destinato all'inferno o tu sei destinato al paradiso e la gente gli crede, ecco, questi due mondi possono fare il buono e il cattivo tempo, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Stiamo parlando, quando mi accorgo definitivamente che c'è una problematica molto grossa in Italia, ne parlo con Massimo Mazzucco. Questo giovanotto qua, noi non ci siamo ancora mai incontrati, ma siamo amici da tanti anni, perché lui ha fatto la stessa avventura mia. Ha deciso di lasciare l'Italia, andare negli Stati Uniti e imparare il giornalismo investigativo, ma di più, nel caso suo, io sulla carta stampata, ma per quanto riguarda lui attraverso la documentaristica investigativa, di indagine. Dov'è che Mazzucco e altri cominciano a diventare scomodi dopo l'11 settembre, no? Non so se vi ricordate, tutti se lo ricordano. Bene, però cosa succede? Che in televisione, io collaboravo con il Maurizio Costanzo Show, mi chiamavano per trattare appunto fenomeni di vario genere, strani,
ci sono stati anche gli esperti gnomi. Poi c'era il mago d'Arcella, c'era il mago, c'era. Era un'epoca molto diversa rispetto ad oggi, devo dire, anche molto divertente per tanti di noi. Vabbè, io mi rendo conto che passa il tempo, passano 6 mesi, passano un anno e mezzo, e né in televisione, né in radio, né sulla carta stampata c'è mai una voce che corrisponda a quello che già internet esisteva, cominciava ad arrivarci come informazioni di tipo alternativo sull'11 settembre. Venivano messe in dubbio da queste voci alternative su tanto di perizie tecniche non strumentali su quello che chiaramente il governo americano non ha mai messo a disposizione di inquirenti indipendenti. Tutti gli inquirenti del governo americano sono stati, come dire, prezzolati, ok? Ma alcuni dopo, anni dopo, cominciano a dire, per cui la versione ufficiale è quella. E se vi ricordate che rispetto alla versione ufficiale, ovvero sia, ci hanno attaccato, ecco, sono stati i cattivi, e contro i cattivi noi adesso iniziamo una guerra santa, grazie a George Bush, quale dei due, junior o senior, non mi ricordo, no problem, George Bush, che dichiara faremo la guerra al terrorismo internazionale per tanto tempo. Io ricordo anche distintamente che lui disse 20 anni. Questa cosa l'ho chiesta a Massimo Mazzucco, se lui ricordava di aver sentito Bush dire che la guerra sarebbe durata 20 anni. Ma se era il 2001 ed è finita nel 2021 con, chiamiamolo, la fuga disperata quasi delle truppe NATO, comprese gli italiani, molto eleganti gli italiani, non si è visto niente di quello che hanno fatto gli italiani quando sono andati via, degli americani e della gente che doveva fuggire dall'Afghanistan, invece si è visto molto. Ecco, quei 20 anni, chi lo sa perché Bush ne aveva parlato. Comunque, al Costanzo Show non se ne poteva parlare. Sapete quando se ne parla per la prima volta delle teorie alternative all'11 settembre? Ecco, nel 2006. E c'è Mazzucco che nel programma Matrix viene invitato. Ed è tutto raccontato qui. Anche, diciamo, il retroscena di quello che era il programma Matrix di Mentana, diretto dal direttore Mentana. Ma i vari Blondet, Giulietto Chiesa, io non mi metto neanche al cospetto di questi grandi, ma comunque hanno avuto altro spazio poi, sì, ma soltanto in termini di coprire dei piccoli spazi di comodità per la cosiddetta informazione mainstream, che è massiccia. Sto parlando degli anni 2000-2010, eh? È già massiccia la comunicazione mainstream dei network, che esclude in linea di massima voci alternative, ma ogni tanto le include, soltanto che ti fanno passare solitamente come un decerebrato, qualcuno che si inventa le cose. E sbuca in Italia il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni o Attività Paranormali. Una definizione che non vuol dire assolutamente nulla, perché in primis un fenomeno paranormale è irriproducibile in laboratorio. Prendete l'avvistamento di un UFO, se tu chiami un esperto del CICAP a risolvere il problema dell'avvistamento di quell'UFO lì,
era apparso nel cielo. Aveva evoluito, aveva fatto manovre strane, poi era scomparso improvvisamente. E dite allo scienziato del CICAP che per favore me lo riproduce, quello che fa. Niente. Quindi è un assunto assolutamente abnorme, ma ripeto, Mazzucco si concentra sul discorso dell'11 settembre e ci fa documentari uno migliore dell'altro e diventa una vera e propria spina nel fianco della informazione mainstream. Il sottoscritto e qualcun altro, immeritoriamente lo dico, per quanto mi riguarda, cominciamo nelle riviste che ci hanno visto protagonisti, cominciamo a raccontare appunto a dare informazioni alternative rispetto al discorso, per esempio, ufologico. Questo in generale. E per quanto mi riguarda, mi concentro su un aspetto fondamentale. L'ufologia non è soltanto il fenomeno degli oggetti volanti non identificati, ok? Degli incontri ravvicinati del primo, secondo, terzo e quarto tipo, includendo anche le abductions o esperienze di contatto, no? Cosa c'è dietro tutto questo? Anzi, dove porta tutto questo? A cosa porta tutto questo? Di che cosa stiamo parlando? Allora, per un certo periodo abbiamo cominciato a dire, no, ragazzi, è vero, l'ufologia è una disciplina, anzi, è una branca di studi parascientifici, perché non possiamo andare oltre, che hanno però a che fare con altre branche. Dalla psicologia alla metafisica, agli studi paranormali, io faccio presente che soprattutto ad una cosa fanno riferimento, una, le attività dei servizi segreti. Perché? Perché comincio a dire così? C'erano altri che lo dicevano, mica ero da solo. Io parlo però per me. Perché io mi occupavo di informazione. E quindi nel momento in cui avevo la necessità di tramutare in chiare lettere, le più chiare possibili perlomeno, quello che si era appreso tramite indagini da parte dei cosiddetti inquirenti ufologici, o tramite le testimonianze dei protagonisti dei vari fenomeni, delle varie vicende, avendo contatti costanti con l'estero, Inghilterra, Germania e soprattutto Stati Uniti, Francia io almeno molto di meno, mi rendo conto che tutto questo mondo non è soltanto relegato al fenomeno di per sé. Ma c'è qualcosa dietro. E quando in Italia riusciamo a portare personaggi del calibro del colonnello Philip J. Corso, Robert Dean, Wendell Stevens e altri, l'ufologia cambia completamente. Perché abbiamo a che fare con gente che ha avuto a che fare con quello che si può definire il segreto di Stato. Cioè, ci spiegano chiarissimamente, ragazzi, su queste cose c'è il segreto di Stato che è più pesante rispetto ad altro. Allora, se io parlavo con un Mazzucco o un Giulietto Chiesa, parlando con uno di loro alcuni anni fa, avessi fatto presente che studiare l'ufologia voleva dire toccare anche i territori di indagine di questi colleghi e amici, purtroppo Giulietto ci ha lasciato poco tempo fa, vabbè, ecco, voleva dire che questa c'era un'interazione
perché avevamo un target, un doppio target, più o meno un doppio target, il primo comune, il primo attraverso le indagini arrivare a stabilire quanto più propriamente possibile il perché di un fenomeno o di una determinata situazione. Secondo, su quella determinata situazione sussisteva il cosiddetto cover-up, insabbiamento delle prove oppure tacitamento delle testimonianze. E poi il debunking. Se affrontiamo il discorso del debunking adesso, è perché è necessario. È necessario per arrivare a stabilire che aver fatto queste riviste negli anni, questa è uno degli ultimi numeri, cioè 5 mesi, 6, no, 7-8 mesi, di X Times, Deep State, la regia occulta. Allora, questa è una rivista mensile, qui al numero 150, siamo vicini a aprile del 2021, sta uscendo Oz Journal, primo numero, diretto da Wendy Dolive e Maurizio Baiada, dopo ci arriviamo. Allora, X Times nasce da Area 51. Sì, esatto, nasce proprio da Area 51, che è stata un'altra rivista. Io avevo al mio fianco già allora Lavinia Pallotta. Quando vado in America per la seconda volta, pensando di restarci per sempre, invece manco per niente, nel 2009 lascio la direzione, viene affidata dai fratelli Forgione, Alberto e Adriano, alla Lavinia Pallotta, bravissima, che costruisce una rivista investigativa, fondamentalmente è questo, e di approfondimento. Ora, guardate, beh, è capitato per caso prendere due riviste che apparentemente sembrerebbero, cioè della stessa testata, due copie. Deep State qui e Armi di guerra biologica non sono chiaramente titoli a carattere prettamente ufologico. Poi esisteva ed esiste Phoenix, diretta da Adriano Forgione, che è il suo fiore all'occhiello, Enigmi e misteri della storia e del sacro, diretta da Adriano Forgione, e poi c'è per la stessa casa editrice, diretta da Enrico Baccarini, che era nata molti anni prima, nella sua prima vita, diretta da Adriano Forgione. Allora, con queste riviste, cosa ho in comune? Ho in comune il fatto che sono tutte della stessa casa editrice, ma anche il fatto che sono riviste che in primis non hanno fondi dello Stato, privati o altro, fondi neri, fondi Grey Basket, diceva Stanton Friedman, soldi che non si sa da dove arrivano, si direbbe in romano o romanesco, no. Si vende quello che si vende, si deve investire nei prossimi numeri. È una macchina che deve produrre non fatturato, ma produrre informazione. La differenza che esiste fra riviste di questo genere e le riviste di consumo è che non servono per dare da mangiare già ai direttori e ai giornalisti, no. Servono per dare quello che alla gente interessa sapere, che non può o
ottenere direttamente da internet o da altre fonti. Ora, premesso che le altre fonti non esistono, perché queste non sono informazioni che si trovano nelle televisioni né nei network, ok? Non si trovano proprio. Lasciamo perdere le trasmissioni televisive dedicate ai misteri, sarebbe un discorso troppo lungo, meglio di no. Però la cosa simpatica è che si va avanti cioè, da più di 11 anni facendo una informazione indipendente e ci ritroviamo nel 2020, anzi verso la fine del 2019, esplode il Covid. Ecco, in quel periodo i fratelli Forgione mi chiamano e mi dicono: "Senti Maurizio, saresti intenzionato, interessato a dirigere una rivista che tratti tematiche che possono essere, diciamo, afferenti ad un pubblico molto sensibile all'idea del cambiamento, del benessere, del nostro partecipare ad un grande movimento di pensiero che all'epoca era stato addirittura individuato con il termine di New Age." All'epoca parlo degli anni 50, New Age, la nuova era. Ora, al di là delle derive modaiole della New Age, tutti gli interessi della New Age, tutti gli interessi della New Age si risolvono in un aspetto fondamentale. L'individuo deve prendere coscienza di chi è, di se stesso e del perché è ed esiste su questo pianeta in quest'epoca, e inoltre che cosa può fare per far sì che questo pianeta sia più ospitale, migliore e possa assicurare un futuro ai figli, ai ragazzi, ai giovani, ai bambini. Se ne occupa la politica di queste cose qui? Qualcuno potrebbe pure rispondere di sì. Io no. Quindi, chiunque abbia avuto nell'arco di 50 anni, da 50 anni a questa parte, dentro di sé, come propria indole, quella di essere A, un ribelle, B, un miscredente, C, un semi-rivoluzionario, e D, un rompipalle, è un nuegiano, perché crede in un mondo migliore. E siccome il mondo migliore non è previsto dal sistema, ma il sistema prevede qualcosa che noi sappiamo benissimo che cosa voglio dire, distopico, no? Un mondo di Orwell o dei grandi, no? Anche della fantascienza, che hanno detto: vabbè, chi lo sa, in un futuro ci troveremo a fare i conti con la mancanza della libertà, in primis, a non poterci più esprimere. Ma vi ricordate un film, quello di François Truffaut, che si chiamava Fahrenheit 451? Bellissimo film. In 30 secondi. Un sistema dittatoriale del futuro, umano e terrestre, non c'entrano gli alieni, decide che la gente non deve avere cultura. E come si fa per far sì che la gente non possa avere cultura?
in primis non deve leggere. Quindi che cosa si fa? Non parliamo di nazismo, parliamo di una società distopica, futuribile. Come si fa? Si rastrellano tutti i libri del mondo e vengono fatti grandi falò di libri, gli si dà fuoco e vengono inceneriti. La cultura non deve più esistere. Fahrenheit 451 sono i gradi in cui la carta brucia e si volatilizza. Truffaut è stato veramente profetico, a parte che Truffaut lo adoro, al di là del fatto di aver interpretato Lacombe nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo, che consiglio a tutti. Ma appunto vi dico, guardatevi quel film lì e provate un po' a fare un parallelo con la situazione attuale. Io mi trovo da 10 mesi a questa parte, dopo aver condiretto con Wendy Dolive, che era stata anche mia compagna di vita in anni precedenti, non una vita precedente, in anni precedenti, dopo aver diretto con lei questa rivista impostata, come c'era stato detto, tentativamente come c'era stato detto, perché ci siamo occupati di viaggi, di esplorazioni, ci siamo occupati di tante cose. Guardate, facciamo questo excursus brevissimo. Ok, vi ho fatto vedere prima il primo numero di Oz. Reca in copertina il faccione, Oz Journal, sottotitolo In viaggio verso la libertà. Noi pensavamo che appunto avremmo dovuto affrontare tutte tematiche che sarebbero servite per migliorare la qualità della vita della gente. Abbiamo parlato nel primo numero, abbiamo spiegato da dove veniva la storia del mago di Oz, molto bella, con un parallelo a un disco dei Pink Floyd che si chiama The Dark Side of the Moon. Poi Massimo Teodorani, astrofisico, ha scritto questo articolo, Risposte dal Cosmo, questo. Poi l'amico documentarista Massimiliano Troiani ha scritto Fra il Vangelo e il Voodoo. Poi ci siamo occupati di viaggi straordinari, testimonianze dalla linea di confine, vale a dire medianità, fisica quantistica e la coscienza globale, lo yoga, profumi terapeutici, impariamo il respiro, la chimica dell'amore. Sul momento la risposta è stata buona, stando a quello che ci hanno detto appunto gli editori. Il numero 2 The Oz Journal, numero 2, ha in copertina Amy Winehouse, perché era assegnato, quest'anno ha segnato il decennale della scomparsa. Abbiamo parlato con l'astrofisica Sandra Savaglio e abbiamo parlato di altri argomenti. Mano a mano, questo viaggio verso la libertà, quando arriva poi al numero 4, succede una cosa, che muore Franco Battiato. E allora io decido di fare questo, uno speciale monografico, Oz Journal, interamente dedicato a Franco, interamente curato dal sottoscritto, con il fiorfiore delle persone che potevano scrivere qualcosa di realmente unico come propria esperienza conoscitiva di Franco Battiato, che io avevo conosciuto all'epoca
L'avevo conosciuto perché gli feci la sua prima intervista, la nostra prima intervista in Italia. Giuseppe Pollicelli ce ne disegna il ritratto. E c'è poi un articolo a firma del grande e indimenticabile Claudio Rocchi, che con Franco era molto amico, a cura di Giorgio Cerquetti. Va bene. Al centro di questo speciale c'è Attraversando il Bardo. Testi tratti da Attraversando il Bardo, documentario girato da Franco Battiato in Tibet e in altri luoghi alla ricerca della realtà sulla cosiddetta transizione dell'essere umano dallo stato di vita allo stato di morte, che secondo i tibetani è un passaggio. Lo è anche per altre religioni. Ma Franco era molto molto addentro a questo mondo, quello dei tibetani. E quando decide di fare Attraversando il Bardo, io non so se poteva forse essere relativo ad un senso di passaggio anche per lui. Chi lo sa? Però, ok, facciamo questo numero. Arriviamo al numero 6 e poi al numero 7. Allora, vediamo un attimo insieme. Allora, questi li abbiamo visti. Ecco, arriviamo qui. Oz Journal, ancora, intervista esclusiva a Red Ronnie, mi batto per le libertà negate. Poi campeggia i sogni premonitori, anteprime del futuro e gli altri contenuti. Questo è uscito a settembre. Con l'intervista esclusiva a Red Ronnie mi rendo conto che c'è una situazione di scollamento con la realtà dell'attualità e l'impronta, l'impostazione editoriale che noi abbiamo dato a questa testata. Quindi che io ho sentito l'esigenza di cominciare a spingere verso un'altra direzione. Ma tentare di continuare a trovare un equilibrio che era un po' difficile da cogliere fino in fondo, poneva la problematica del che cosa è in questo momento l'informazione nelle edicole. Stiamo parlando soltanto di 3 mesi fa. Ok? Perché un giornale che esce a settembre è stato realizzato un mese prima. E da questo nostro tourbillon di confronti emerge da parte degli editori la necessità di
di rivolgerci ad un pubblico che evidentemente non avevamo intercettato con l'impostazione editoriale precedente, vale a dire tutte le persone che, peraltro come me, non si riconoscono nella forma di nella meccanica e nella dinamica dell'informazione corrente, dominante, oserei quasi dire. Un po' come nel caso dell'11 settembre, io mi comincio a chiedere, ma quanto impiegheremo per cercare di vedere o in televisione o sulla carta stampata delle informazioni che non siano quelle che alla fine, tipo quello che noi vediamo in televisione, no? Cioè un network di informazione 24 ore su 24 che ha da 2 anni uno spazio specifico tutte le sere che si intitola I numeri della pandemia. Il sottoscritto si spaventa nel dover prendere atto che quello spazio è dedicato ad una elencazione di vittime, di una epidemia che ovviamente esiste da diverso tempo, delle cui origini nessuno ha saputo dare una spiegazione quantomeno plausibile, che ha mietuto vittime in tutto il mondo, indifferentemente, credo, non voglio dire castronerie. Non è esattamente il mio settore. Il mio settore è quello di informare qui in questo paese e quindi di dire quello che la televisione o gli altri mezzi di comunicazione, soprattutto la carta stampata, non dicono. È come dire che tutta l'informazione ad un certo punto, e mi ritrovo nel pubblico, come tutti, durante il periodo di lockdown, tutte le sere alle 18:30, collegamento con la sala macchine, dove ci sono persone apparentemente scienziati, medici, scienziati, esperti, che fanno parte di un comitato tecnico-scientifico che ci informano di quanto siamo sfigati giorno per giorno. Quando c'è poi la conferenza stampa, perché settimanalmente più o meno, con l'altra compagine di governo precedente a questa, noi aspettavamo appunto il nostro primo ministro che dettava quello che erano poi i DPCM, quello che erano, ok, e eravamo tutti quanti presi dallo sconforto, peraltro. Io che faccio giornalista dal 1970 dico, ma uno, dei giornalisti presenti alla conferenza stampa, ma non è che potrebbe porre ai nostri maggiorenti una domanda che magari ha avuto in sogno durante la notte, no? Una visione mistica, una domanda che faccia
che corrisponda al senso comune di una migliaia di domande che la gente comune si sta ponendo, no? E sta dicendo, ma allora che cosa sta succedendo? Nessuno. Allora mi dico, giornalismo caput. Non è del tutto vero perché vengo a scoprire che emittenti radiofoniche, il web, una testata o due testate perlomeno di quotidiani italiani, forse tre, ma con grossi problemi di identificazione del perché stanno ancora in vita, si pongono alcuni interrogativi e lo fanno vedere, lo mettono nero su bianco, oppure lo dicono ai microfoni di radio, ma così come avevamo visto il CICAP in precedenze agire, no? Attraverso forme di debunking che demoliscono totalmente qualunque tipo di approccio alternativo a quello che ti viene imposto. Dicono, ok, allora non c'è possibilità, non c'è modo, dobbiamo rinunciare a fare il nostro lavoro. Io mi confronto con Adriano e Alberto Forgione e dico, ragazzi, veramente una soluzione ci sarebbe, quello di fare una rivista di informazione. Prettamente di informazione, possibilmente alternativa, senza dimenticare che ci rivolgiamo comunque ad un pubblico che vuole avere non la rassicurazione che è un narcotico, bensì la sicurezza, che non è un narcotico, la sicurezza che il lavoro che tu stai facendo è veramente giornalistico. Quindi risponde alle regole dettate dagli americani dei 5W, dove, come, quando, chi, cosa e perché, praticamente diventano pure sei. Per far questo servirebbe una redazione. Ah, che bello, una volta c'erano le redazioni. Io adesso non lo so se si fanno ancora anche nei quotidiani più grandi le riunioni di redazione. Stupende, perché tutte le sere, no? Se sei un quotidiano, tutte le sere il direttore chiama a raccolta i capi servizi, i capi redattori, i capi pagina, che hanno raccolto il materiale durante il giorno, il pomeriggio fondamentalmente, e poi si procede alla distribuzione dell'incarico finale, cioè ci si deve confrontare tutti insieme. L'incarico finale di una redazione è quella di fare i titoli di prima pagina di un quotidiano o di prima pagina di un periodico. All'interno delle varie sezioni della rivista o del quotidiano, considerando che ci sono gli interni, gli esteri, la politica, l'economia, la cultura, lo sport, il tempo libero e magari mi sto dimenticando qualcosa. Al momento attuale, nelle redazioni dei giornali, a tutt'oggi, e delle reti televisive, io mi chiedo, cosa avviene se ci sono queste riunioni?
se ancora si fanno queste riunioni, perché con la storia non solo dello smart working, ma della necessità comunque di dislocarsi in giro per il mondo e di usare internet in tutti i modi, è venuta meno l'esigenza primaria di confrontarsi in redazione, anche scontrandosi, no? E di portare all'attenzione dei direttori tutto quello che di importante è uscito fuori. Ecco, se è venuta meno questo aspetto qua, rimane il fatto che devi decidere. Ora, io mi chiedo, come è possibile che per 2 anni consecutivi tutti i telegiornali italiani, tutti, sempre, hanno aperto indifferentemente con il Covid. Anche in un momento come questo in cui, senza voler entrare troppo nel merito, lungi da me, ma apparentemente ci potrebbero essere anche delle altre informazioni, oggi guarda caso, più importanti, oggi guarda caso, sono arrivati i presidenti da tutto il mondo e mi sembra che forse per la prima volta ci sia stato un titolo d'apertura che non riguardava la pandemia e quanto siamo sfigati, ma quanto invece è forte questo paese che è sulla su, è un paese in via di sviluppo. L'Italia è un paese assolutamente in via di sviluppo, ma non dal punto di vista dell'informazione, della libertà di informazione. Non siamo un paese in via di sviluppo, almeno a mio modesto avviso, non lo siamo. Se non che, e vado praticamente a concludere, io mi chiederei, se fossi un editore, cosa devo fare per sopravvivere in una situazione assolutamente poco felice, con la mafia delle distribuzioni, anzi con le mafie delle distribuzioni, non parlo dei distributori, ma del meccanismo assolutamente incomprensibile per gli editori, per la maggioranza degli editori, o meglio, più che incomprensibile, si sono ovviamente assuefatti, hanno perso ogni speranza, o voi che entrate, noi no. Noi abbiamo fatto Odds Orizzonte Zero. Abbiamo fatto macchina indietro alla Jodorowsky della Montagna Sacra nel finale e abbiamo detto: qui riparte il film del nostro viaggio verso la libertà. Riparte in un'altra maniera, tenendo conto delle istanze delle persone, in primis. Le persone vogliono avere una informazione che sia quanto più indipendente possibile, quanto più corretta possibile e completa possibile. Quindi, diciamo, a 360 gradi, perché abbiamo intitolato il numero che attualmente è in edicola? È questo il nuovo mondo dall'11 settembre a Covid-19? È questo il mondo che loro vogliono? Quello di averci tenuto assolutamente all'oscuro di quello che avviene nel mondo realmente? Chi è che tiene le fila di questo mondo? Chi realmente, non i fantocci del potere costituito, il cosiddetto potere vigente, no? Quelli che sono dietro le quinte esistono? Non lo so, non ho questa pretesa
di rispondere. Ho la pretesa di indagare, di sapere, perché senza il sapere, come in campo ufologico, mi dicono: ma tu ci credi? No, non è che io devo credere al fenomeno UFO, io so che cosa sono gli UFO, poi magari lo diremo in un'altra occasione. Massimo Mazzucco dice che il mainstream fa giochi oscuri. E voglio dire che, per esempio, Afghanistan, tre articoli, tre, parte prima, parte seconda, parte terza, parte prima qui, parte seconda a novembre, parte terza a dicembre, di un dossier sull'Afghanistan che ha visto, che vede la firma di chi in Afghanistan c'è stato e anche per molto tempo. Quando la storia è una pessima maestra, e vi leggo l'occhiello: Afghanistan, nei fatti del passato martoriato di questo paese, c'è la chiave per interpretarne il plumbeo presente. Chi è che l'ha martoriato questo paese? Se dobbiamo tenere conto di quello che è stato scritto da Antonello Lupino, che ha fatto parte delle forze speciali italiane in Afghanistan, e diciamo che questa è una terra di conquista e di dolore, di conquista per i conquistatori, coloro i quali si abbeverano, mangiano lì. Cosa? Lo sapete benissimo. È il passaggio determinante di traffici di ogni genere. Non voglio approfondire ulteriormente. Ma il dolore delle persone, quanto è durato? Lo spazio di pochi giorni? Beh, ragazzi, noi facciamo Oz Journal per non restare, scusate, era Oz Journal, Oz Orizzonte Zero, non per restare relegati ad un mondo della comunicazione che ci vuole destinati, come dire, ad essere silenziati, silenziati, come meglio gli conviene. Cartaceo, abbonamenti, online. Le proveremo tutte per andare avanti più tempo possibile. Un po' perché, come diceva giustamente Pablo Aio, pubblicare o morire. Ok? Un po' perché ci crediamo. E questo è un grandissimo onore, quello di fare ancora il lavoro del giornalista. Mi tocca fare il direttore. È più bello, secondo me, il lavoro del giornalista, quello che va in giro, come faceva a New York, che va in giro perché il direttore mi ha detto: guarda, vai, e io andavo. Era più bello. A qualcuno tocca fare il direttore. Ce l'avete avuto avanti per tutto questo tempo e non vi faccio vedere la copertina del numero di novembre che abbiamo chiuso oggi, che sta andando in stampa, ma vi assicuro che è una bomba. Ok? Un abbraccio da Maurizio Baiata, ringrazio Anna Tamburini Torre ed Enrico Ballantini per l'onore che mi hanno fatto di aprire lo spazio dell'edicola di Focus 3.0. Ciao a tutti, grazie per la pazienza. Ciao.